Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Raga, allora. Qua potrebbe esserci una grande sorpresa. Perché ragazzi è tornato alla Juventus l'uomo che tutto può e tutto sa. L'uomo che ognuno di noi ha amato, manco fosse il padre. Perché tutti i tifosi juventini hanno amato questo giocatore, raga, tutti. Io non ho mai conosciuto, non ho mai incontrato nella vita mia una persona che mi ha detto, quando abbiamo parlato di Juventus, metta a me X non piace. Questo giocatore non piace, non mi è mai piaciuto. Un giocatore non l'ho mai incontrato. Perché questo giocatore, bene o male, metteva d'accordo un po' tutti. Metteva d'accordo chi guardava il calcio da un punto di vista romantico, metteva d'accordo chi guardava il calcio da un punto di vista agonistico, metteva d'accordo un po' tutti. Perché alla Juventus è finalmente tornato Paolo Montero. La tigre uruguaiana, ragazzi, è di nuovo in bianconero come coach, come allenatore dell'Under 19, appunto, della nostra, appunto, squadra. Cerchiamo di capire un pochino quello che succede. Vediamo un po' il progetto, cerchiamo di comprendere un pochino le varie situazioni. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, io volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni, ovviamente, ragazzi, nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va iscrivetevi. E attivate ovviamente la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati. Raga, mi raccomando sta cosa, non mi deludete, perché comunque la campanella delle notifiche vi consente di mantenere praticamente il canale sempre fra i preferiti, perché che succede? Se voi attivate la campanella delle notifiche, ogni volta che io pubblicherò un video vi arriverà l'avviso, quindi verrete informati dalla piattaforma che guarda che Meta ha pubblicato questo video qua. Lo vuoi guardare? Sì, lo vuoi guardare? Vado a guardare. Detto questo, in descrizione trovate ovviamente ragazzi due cose importanti. La prima cosa è il link di OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio, ragazzi, che è clamorosa perché è un'applicazione che tra l'altro è gratis, ti informa sul calcio, quindi secondo me la dovresti andare a scaricare, che è bellissima. Seconda cosa, trovi pure i miei link social, quindi se ti va vieni a trovare, perché comunque sui miei social, se ti va insomma vieni a seguire sui vari social. Allora, Montero, nuovo coach, nuovo allenatore, nuovo insomma, elemento dell'Under 19 bianconera, quindi della primavera. Voi non potete immaginare quanto a me questa cosa renda soddisfatto per Montero. Perché io nella mia vita ho sempre detto che in difesa ci vuole un certo tipo di intelligenza tattica. Cioè, quando abbiamo parlato noi di difensori, io ho sempre detto, ragazzi, i difensori che più di tutti riescono ad avere successo all'interno del calcio a livello alto sono difensori che non hanno solo doti dal punto di vista fisico, ma hanno anche doti dal punto di vista tattico. Cioè sono difensori capaci di leggere l'azione. Ora, quando tu vedevi giocare a Montero, e io di partite di Montero ne ho viste una marea, le ho recuperate praticamente tutte, vedevi giocare un giocatore che indubbiamente era forte. Perché tu lo vedevi che era forte, era uno che non faceva passare nessuno. Cioè, Montero negli anni 90 era praticamente fra i primi 10 centrali di difesa al mondo. C'era Montero, perché era veramente straordinario. Era clamoroso e un attaccante che si trovava di fronte a Montero sapeva già che si sarebbe fatto male. Ma non perché lui aveva la tendenza a farti male, ma perché lui, pur di toglierti la palla, ricorreva a qualsiasi tipo di intervento, anche quello pericoloso ma non scorretto, che sono due cose un pochino diverse. Però quando vedevi giocare Montero, essenzialmente tu credevi, all'inizio credi e credevi di veder giocare solo uno che sapeva dare colpi. Dice, vabbè, questo è la pena. Invece se tu lo osservavi con attenzione, ti rendevi conto che lui appariva molto meno intelligente di quello che in realtà era. Nel senso, lui aveva sta nomea da depicchiatore, ma in realtà lui era intelligentissimo. Tatticamente era uno di quelli che ti guardava, poi andava ad affrontare gli avversari con quello stile lì. Ma se tu a Montero facevi vedere uno schema, se tu a Montero riuscivi a far... Montero sapeva fare tutto quello che... Perciò io sono uno di quelli che sono felice di vederlo in bianconero con i giovani. Premessa. Io penso che un allenatore giovane, da un punto di vista non solo anagrafico, ma anche di esperienze, debba essere sorretto gradualmente. Cioè, prendere è lo stesso principio che uso per i ragazzi giovani. Prendere
che giocano a calcio. Io non sono mai stato un tipo squilibrato nelle valutazioni, cioè è il mio carattere. Io cerco di essere molto, molto, molto razionale nelle cose. Quindi, se devo inserire qualcuno in un contesto, a meno che non vedo che tu sia un fenomeno, e quelli sono casi eccezionali, di solito tendo a sostenerti gradualmente. Cioè, piano piano ti inserisco, poi ti faccio abituare per i giovani talenti, ma anche per gli allenatori. Uno degli errori più grandi che si è fatto con Pirlo, e ovviamente questo è un discorso a parte, non voglio fare il discorso di Pirlo perché c'è anche da vedere, ma uno degli errori che si è fatto con Pirlo è stato quello di prenderlo e di gettarlo nella mischia senza un motivo apparente. Diciamo che la Juventus aveva fatto un po' un casino perché Paratici aveva voluto a tutti i costi l'esonero di Allegri, dicendo che con un altro allenatore, con qualunque allenatore, si sarebbe vinto tutto. È stato chiamato Sarri. Sarri ha fatto peggio di Allegri. 7 milioni di euro di stipendio, Allegri via, pagato. Agnelli esonera Sarri, devi pagare anche Sarri. Non avevi soldi in tempo di Covid per permetterti un allenatore nuovo di un certo livello, quindi dovevi ripiegare sull'opzione, diciamo, più bassa. E l'opzione più bassa fu Pirlo, che era stato promosso Juventus Under 20, cioè era stato promosso come allenatore dell'Under 23. E infatti, secondo me, Pirlo è stato anche un po' rovinato da questo, perché secondo me avrebbe dovuto fare un'esperienza graduale all'Under 23, eccetera, eccetera. Poi ha vinto due trofei, chapeau, insomma, sicuramente strainato da Cristiano Ronaldo, però come al solito, insomma, tanti problemi. Qualificazione Champions così all'ultima giornata per un gol di un'altra squadra, con Ronaldo e Chiesa in campo, il ragazzo è stato aspramente criticato dalla stampa e dai tifosi. Uno con le spalle larghe non gli fa nulla. Un allenatore nuovo gli può distruggere la carriera. Oggi Pirlo sta in Turchia, allena in Turchia, però secondo me ha sbagliato pure ad andare in Turchia, perché secondo me sarebbe dovuto restare in Italia e fare la sua carriera in Italia in una piazza meno esigente. Però il discorso che vi faccio io non ha a che fare molto con uno o l'altro, ha a che fare con il tempo. Cioè non puoi pretendere che un allenatore che abbia iniziato adesso sia già la prima squadra. Quindi la nomina di Montero come allenatore, ovviamente ragazzi della Primavera, a me fa veramente molto piacere perché i ragazzi capiranno innanzitutto cosa significa avere a che fare con un giocatore che negli anni 90 è stato, anche negli anni 2000, uno dei difensori centrali più forti del mondo. Stiamo parlando di uno che era l'equivalente italiano, l'equivalente italiano, in Italia era l'equivalente uruguagio, diciamo uruguaiano di Stam. Io avrei voluto vedere tanto uno scontro fra Stam e Montero per vedere chi sarebbe, insomma, chi avrebbe vinto, perché tutte e due erano due che ti facevano paura quando entravi in campo. Cioè, un attaccante quando si trovava di fronte Stam, che era un colosso di 1,90 m, ti trovavi sto tizio enorme, muscoloso, con sto cranio praticamente enorme, ste spalle, sti muscoli, che ti guardava brutto e che aveva sto sguardo un po' torvo. O quando andavi da Montero, che non era altissimo e fisico come sta, ma bastava un'occhiata. Montero basta, ti guardava e tu capivi già cosa lui pensava praticamente. Bastava che un attaccante incontrasse uno dei due, e l'attaccante probabilmente chiedeva di essere sostituito. Quindi stiamo parlando di due giocatori che veramente a modo loro hanno rappresentato l'eccellenza in quel ruolo. Però Montero, ripeto, molto sottovalutato da giocatore. Molta gente, ripeto, crede che Montero da giocatore fosse solamente bravo a picchiare, quando in realtà era molto di più di questo, era molto lontano da questo. Poi che quella fosse la sua suo, diciamo, il suo modus, è quello un altro discorso, sua qualità principale. Però sicuramente non si può dire che la sua fortuna fosse basata solo su quello, perché è stato comunque un difensore capace di farsi amare. A tal proposito, c'è anche una curiosità molto particolare, no? Che insomma, Montero ha collezionato in Uruguay, lui ha cominciato ad allenare comunque nel suo paese, ha fatto, insomma, non so, qualche squadra, insomma, in minore, eccetera, eccetera, e pare che lui sia molto diverso nell'approccio. Cioè, le persone che hanno lavorato con Montero come allenatore riferiscono che lui abbia una ottima capacità dialettica con i ragazzi. Cioè, non urla, sorprendentemente, non urla come faceva da giocatore, ma cerca di far capire ai ragazzi gli errori in maniera molto pacata. Cioè,
Quindi, se tu vedevi giocare Montero prima, tu te ne eri in campo. Montero era un leader, urlava, strepitava, si faceva sentire. Montero stava mai zitto in campo. Giocatore clamoroso per quanto mi riguarda. Però uno si immagina e dice: vabbè, sarà così da giocatore, probabilmente pure da allenatore sarà uno abituato ad alzare la voce. Invece pare che chi ci abbia lavorato insieme dice proprio tranquillissimo. Cioè, lui è talmente pacato che nelle spiegazioni assume quasi un tono blando. Questo perché secondo me gli dà il resto quando entrano negli spogliatoi. Secondo me gli dà il resto, sorprendentemente, quando entrano negli spogliatoi, perché non posso immaginare che Montero, che è sempre stato un tipo fumantino, sia calmo e tranquillo in panchina. Cioè, io credo che allenare sia un po' come dirigere un'orchestra, se vogliamo, no? Quindi, se tu sei un direttore d'orchestra e vedi che ci sono dei musicisti che steccano, te vengono i nervi, dice: mannaggia, per quei due ne sto a rovinare mezza orchestra, per dire. Quindi immagina cosa possa accadere se Montero all'interno della propria formazione vede dei giocatori o degli elementi che non fanno quello che dice lui. Probabilmente entra in campo e prende, dice così, e dice: adesso te ci penso io a te. Però comunque pare che sia molto 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 pacato. È da dire anche un'altra cosa, perché questo è da dire anche un'altra cosa. Io sono del parere che, e questo è un discorso un po' generale che abbraccia più cose, voi sapete ragazzi che nei miei video io parlo di calcio, però non parlo solo di calcio, nel senso parlo di calcio per il 98%, poi col 2% ogni tanto metto anche degli aneddoti, delle opinioni personali, perché altrimenti questo non sarebbe un canale YouTube, ma sarebbe, non lo so, un tizio. Cioè, sarebbe una cosa che non ha senso. È normale che si parli anche dal punto di vista umano. Io non ho mai considerato validi i metodi di chi urla solo. Cioè, io penso che per farti ascoltare dalle persone tu non debba necessariamente urlare. Cioè, devi essere anche bravo ad entrare dentro la testa delle persone. Perché tanto che tu urli, urli, urli solo, se non trasmetti alla gente concetti, ma questo vale ragazzi in tutti i contesti, eh? Facciamo un esempio, va bene? Facciamo un esempio. Per esempio, adesso faccio questo esempio, sicuramente vi ci ritroverete tutti, quindi è un esempio veramente alla portata di chiunque, che voi siate, insomma, da dove proveniate, di che nazionalità sia, voi vi ritroverete in questo esempio che io farò, se siete donne, uomini, se siete ragazzi, giovani, se siete, insomma, fate quello che. Adesso vi faccio questo esempio e sono sicuro che vi ci ritroverete, perdonate l'abbassamento di voce. Quando andavate a scuola o quando andate a scuola, no? In maniera molto, molto semplice, se siete seduti al banco, tendete a recepire di più le istruzioni di un professore. Quando questo professore urla senza controllo e probabilmente non riesce neanche ad articolare bene i pensieri, o quando questo professore assume un tono di collaborazione. Perché è vero che nel calcio c'è la componente agonistica che è fondamentale, perché ci sono degli allenatori che si devono far sentire, l'allenatore deve farsi sentire, ok? Ma non condivido l'opinione delle persone quando dicono che gli allenatori devono solo urlare. Io ho parlato tante volte con alcune persone che mi seguono sul canale, mi hanno detto gli allenatori pacati, gli allenatori che non urlano, non si fanno sentire, non valgono niente. Tipo, hai fatto l'esempio di Ancelotti. Ancelotti, tanta gente ha detto Ancelotti non urla mai sulla panchina, capirai se ci stavo io, però Ancelotti ha vinto tutto. Cioè, farvi un esempio, io non ho mai sentito Ancelotti in vita mia urlare a un giocatore, mai. Non ho mai sentito Allegri urlare, Dio, Allegri sì ogni tanto, ma raramente urlare a un giocatore. Non ho mai sentito Lippi urlare ad un giocatore. Cioè, che ti fa capire? Che ci sono degli allenatori che riescono ad entrare nella testa dei giocatori anche senza urlare, quindi anche se Montero dovesse avere questo atteggiamento un po' meno forte, secondo me coi ragazzi riuscirà ad interagire. Secondo la mia personalissima opinione. Poi giustamente ognuno ha la sua opinione. Fatemi sapere, raga, un pochino cosa ne pensate, perché comunque voglio sapere la vostra opinione. Voglio sapere un pochino la vostra opinione, perché tanta gente mi ha scritto di recente su Montero e mi ha detto: Mette, io Montero non l'ho mai visto giocare. Sai, qualcuno più piccolino, oppure magari qualcuno della mia età, che giustamente quando Montero giocava eravamo talmente piccoli che non ci ricordiamo niente. Però comunque poi io per motivi di lavoro ho recuperato, magari
eccetera, eccetera. Sono andato a vedere vecchie partite, ho visto, eccetera, eccetera. E tanta gente mi ha scritto e mi ha detto: Matt, ma è vero che Montero è un pazzo scatenato? Sì, è un pazzo scatenato, ma non è un pazzo totale. Montero è il tizio che, dopo la figuraccia che noi facemmo col Panathinaikos in Champions League, cosa successe? Successe che noi rientrammo dalla trasferta. E all'aeroporto c'era sto gruppetto di tifosi in aeroporto che cominciò ad insultare i giocatori, tra cui Zidane. Io qua ti faccio capire che cos'è stato sempre il tifo della Juve. Il tifo della Juventus è sempre stato un tifo che si è sabotato, sempre un tifo molto particolare. Questo a un certo punto racconta Ancelotti nel suo libro, a proposito, all'epoca Ancelotti allenava la Juventus, Montero si toglie gli occhiali, li ripone nella custodia. E comincia a rincorrere sti tizi per tutto l'aeroporto dando loro delle botte, calci, pugni. Cioè, questo ha praticamente fatto un pestaggio a questi tifosi ribelli perché avevano osato toccare Zidane. C'era gente che aveva messo le mani addosso a Zidane. E lui era talmente amico di Zidane che non ci aveva visto più e aveva perso il controllo. Questo era Paolo Montero. Montero è sempre stato così. Montero è sempre stato così, però è normale che da allenatore il carattere si addolcisca forse un po', che diventi un po' più adatto ai ragazzi di 18 anni con cui dovrà interagire, che non è che un ragazzo di 18 anni gli devi dare, gli puoi sempre, cioè gli devi avere anche un po' più di dolcezza, di capacità. E fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate. Voi, ad esempio, cosa... Quali sono le vostre opinioni?